E quindi io anche, come dicevi giustamente tu, mi ha fatto molto piacere che appunto notassi il fatto che per raccontare cosa fa poi un essere umano quando si ribella, bisogna anche capire tanti dettagli della sua esistenza, e quindi anche un bambino host che si ritrova con un'Italia rivolta a Cabana, che da oggi a domani era tutta antifascisti, poi in realtà il fascismo continuava a comandare, i posti chiave che contavano che c'erano sempre loro, e lui diceva come mio padre che ha combattuto contro tutto questo, che ufficialmente dovrebbe essere dalla parte dei tra virgolette vincitori, lo sbatto in galera, dove sembra per essere stato antifascista, insomma. Quindi già lì, cioè, se fin da piccolo c'è dentro questo, come definirlo? Cioè, è un po' una maledizione, perché mi ricorda quell'ultima lettera lasciata da Ernesto Segrevara ai figli, no? Che è toccante, ma al tempo stesso è una maledizione, cioè, quando dice possiate provare sulla vostra pelle, con la vostra sensibilità, un torto, uno che ha fatto come se lo facessero a voi. Eh sì, ma è tremendo vivere così, cioè sentire i torti che fanno agli altri come se fossero fatti a te, e dopo è facile che vai incontro una fine spaventosa, perché ti ribelli anche per gli altri. E quindi io credo di essere sicuro che il giovane Oscar era così, cioè non, per grande sensibilità non poteva tollerare i torti fatti agli altri. Poi no,